Salve a tutti, o nostri affezionatissimi e cari amici, e benvenuti a questa nuova puntata di In Segreto numero 89. La parola di oggi è Yacht. yacht. Ok, perfetto. Cominci, prego. Sì, Ragazza di 16 anni che chiamiamo Valentina. Valentina, dai, sì. Valentina. Da grande voglio diventare ricca. Oh, guarda caso. Sì, è il mio sogno, ad alcuni potrà anche non piacere, ma non mi interessa. Voglio avere così tanti soldi da buttarli in tantissime fesserie. Voglio avere un botto di macchine, uno yacht e una casa enorme a Venice Beach. Ora smetto di sognare e torno sulla mia triste vita di studentessa sommersa dalle verifiche. Mai una gioia. Valentina, quanti anni ha? 16. 16. Allora, sei anche in età, insomma, adolescenziale, Adolescenziale. presumo tu sia abbastanza sviluppata, insomma, i peli sulla patata ce li avrai sicuramente. C'è una professione che ti potrebbe aiutare a realizzare il tuo sogno. Si chiama prostituzione. Sai quei nuovi programmini, WhatsApp, quelle app del cellulare? Ecco, se tu ti crei un gruppetto, puoi vendere le tue foto nuda, puoi vendere servizi strani, vedrai che soldi ne fai. Oppure fai la vecchia maniera e non so, nei bagni, Vai su su una una strada. strada, ti metti là, fai l'autostop, Oppure ciao. nei bagni della scuola, visto che ancora è studentessa, Sì, nei bagni anche. della scuola spargi la voce e poi Metti il numero di telefono al i tuoi bagno. compagni vengono a spargere qualcos'altro nella pausa. Vedrai Uomo. che fai soldi a palate. Uomo di 18 anni. Nome? Nome Flavio. Flavio. Proprio Flavio. direttore. Breve storia. Qualche anno fa ero in vacanza in Croazia con i miei. Troviamo una piccola spiaggia che sarebbe stata perfetta per un bagno. Arriviamo e la troviamo piena di yacht con vecchi nudisti con l'uccello al vento. Sono rimasto traumatizzato. Vecchi nudisti. Da dove cominciare? Assomiglia a una scena di un film che voglio farti vedere prima o poi, quindi non te lo spoilerò. Che film è? Eurotrip. Vabbè, non ci sono commenti particolari. Allora, andiamo avanti, andiamo alla pagina successiva. Finora Valentina è quella che potrebbe Ok, vincere. ragazza di 16 anni che chiameremo Alessia. Alessia. Sono figlia unica di una famiglia molto ricca. Abbiamo maggiordomo, domestica, cuoca. Sono allergico alle cazzate, scusate. Una cuoca, una villa e anche uno yacht. La verità è che Chi non più ne ha so più più se la ne metta? gente vuole essere mia amica e fidanzarsi con me solo per i soldi o perché tengono a me. Che dire, passo le mie giornate a studiare, a leggere, almeno i libri ti accolgono per tutto quello che sei. Beata te, insomma. Sì, infatti. Il mio silenzio credo sia il commento più esplicativo. È il mio starnuto di prima. Che Sì, già. cara, una cazzata dietro l'altra, Sì, cioè. appunto. Dimmi anche che hai un Cosa, negro se... che con la catena che ti fa il Uomo vento. di 21 Che anni. sì. Mamma. Macumbo. Madonna, che nome è? Col cazzo così lungo. E chi lo conosce? Non conosci il negro Macumbo? Nessuno lo conosce. Macumbo, cazzo, così lungo, non te l'hanno mai detta. No, E non conosci neanche Bongo Bingo? Bongo Bingo nel culo te lo spingo! no. No.
Quindi neanche bingo bongo. No, Né il culo te lo pongo. Ah, e bingo almeno. bongo bango? È Né difficile il però. culo te lo mando. Vabbè, uomo Vai, di nome? Morando, dai, Morando, dai. Come Gianni. Esiste Morando, anche questo è un nome che ho scoperto che esiste. Dopo essere stato abbandonato dai miei vecchi amici, oggi mi hanno chiesto su Facebook di ritornare ad essere amici. Vogliono stare con me solo perché hanno visto su Facebook che ho Una pubblicato foto dello le yacht. foto in che ho fatto una festa a sbordo in uno yacht di un mio amico ricco di Viareggio, con tanto di gnocca. Tutti Il abbiamo amici di segreto? Viareggio. Ieri gli ho invitati tutti alla solita festa sullo yacht, Ha dato la purga, gli ha dato? ma quando si sono presentati, le guardie non li hanno fatti passare e io gli ho urlato: volevi! Ah, sì, come sarebbe. Ben Anche questo è vista. falso. E No, anche questo è falso. Valentina, ragazzi. Cioè, Prova a leggerne un altro, se no. Ma sì. Valentina vince, dai, non. Vabbè. Sono tutti troppo fake, dai, non. Donna di 18 anni. Vasella. Vasellina. Quando era piccola, vasellina. Era agosto, stavo a Sapri con Capri A forse. Sapri, stava a Vabbè, Sapri, eh. Capri con lo yacht. Scesi con i miei genitori, mio fratello e la fidanzata in giro per Capri. Scritto Sapri ancora, vabbè. Era Mi Sapri. mangiai una crepes, mi venne una diarrea esagerata che mentre camminavo mi uscì un po' di escremento liquido e si sporcò tutta la mutanda. Avevo 17 anni, inutile dire che corsi verso lo yacht dicendo che non mi sentivo bene. Nessuno si accorse di nulla e la mia mutanda era così sporca che la buttai in mare. Alla faccia dell'inquinamento, va No. bene. Allora, io personalmente ho già capito che tutti i segreti sono tutte cazzate. Io lo yacht, sono figa, io qua, io là, io su. Certo. L'unica che farei vincere è Valentina, che Valentina. almeno ha parlato chiaro, fa: io non ho lo yacht, voglio diventare ricca e figa. Anche questa qui ha le idee chiare. Ragazza di Qual è? 16 anni. Leggi, Robertina. Magari sono leggi. Chi lo sa? sorelle. Chi lo sa? Allora, Robertina, al contrario di sua sorella Valentina, dice: sono triste perché mio padre mi ha regalato uno yacht e non un pony. Sì, Robertina, tu sei sicuramente sorella Valentina. Sei la più. Quanti anni aveva Valentina? Non mi ricordo Anche quanti lei anni. 16. Vabbè, Ah, tu. Quindi gemelle. Vabbè. può essere anche adottata una delle due. Questa è quella adottata, perché Sì, Valentina ha più sicuramente. sale in zucca. Allora, facciamo così. Valentina Valentina farà la bottana e quindi farà i soldi e diventerà ricca. Tu, siccome sei già ricca, perché evidentemente Valentina è quella quella adottata, dottata. tu, siccome sei già ricca e non vuoi essere ricca, allora tu fai una bella cosa. Dai i tuoi soldi a Valentina, così lei diventa ricca ed è felice. E tu diventi povera e con i pochi soldi che hai ti compri un pony. Oppure, se non li hai, Grazie. come Valentina, ti prostituisci anche tu, tanto l'età è la stessa, e ti compri il pony. Oppure ti prostituisci con il pony direttamente. Come si dice? Come si dice? Grazie, prego. What? Perché non stiamo risolvendo la Ah, sì. situazione. Come si dice? Grazie. E Quindi, prego. prego. Me ne frego. Me ne frego, appunto. E quindi ecco, comunque, cara Robertina, mi dispiace, ma tua sorella te l'ha infioppato perché vince Valentina. E cosa vince? Una visita da Una visita dal Carlo. nostro incaricato Ovviamente. Carlo. Ma la tua fortuna, cara Robertina, che essendo sorella di Valentina, potrai usufruire del premio di consolazione.
Perché visto che il nostro fidato Carlo verrà a casa vostra, anzi sul vostro Sul vostro yacht, yacht ormai, con i buoi. chiaramente tu puoi guardare dall'oblò, puoi guardare quello che succederà in cabina tra Carlo e Valentina. È il E podio. proprio volendo, insomma, Carlo, secondo me, se glielo chiedi gentilmente, si sacrificherà anche per te, dai, per tutta la famiglia. Poi, magari se c'è pure tua mamma, si butta in Si fa mezzo. qualcosa, Carlo, sì. Non guarda, ne ha per tutte e tre, tranquilla. Quindi importa. vai tranquilla. No, non diciamogli cose, perché ci deve essere il mistero, sennò Carlo ci ha poi svelato i miei metodi. Hai visto l'anno scorso poi che ha chiamato incazzato, quindi visto mai che poi richiamo pure quest'anno. Quindi niente, dai, ha vinto tua sorella e tu potrai, se sei Gestirlo, furba, eh. Andar dentro. usufruire, infilarti in mezzo, insomma, vedrete voi, dai, noi non vogliamo sapere, noi collaboriamo da ormai 2 anni con Sì, Carlo, sì, sì, e quindi noi abbiamo firmato un accordo che non gli chiediamo niente, non vogliamo sapere, l'accordo di riservatezza, quindi noi lo mandiamo, poi quello che succede sono succede. azzi vostri, insomma. Anzi, suoi. Questa non Ma è missione missione difficile, difficile, ma ma missione missione impossibile. impossibile. Ciao! Ciao!